muoverci lento. Alle 4:30 di questa notte, una lieve scossa di terremoto, magnitudo 2,5 della scala Richter, ha fatto tremare la terra in provincia. L'epicentro è stato registrato a Celle di Bulgheria, a San Giovanni a Piro. Nessun danno, stando alle prime informazioni, a cose o persone. Feola replica a Cobellis, mostra interesse solo per la sanità. Al contrario di Omero, sempre vigile e che solo ogni tanto sognecchiava, il consigliere regionale Cobellis sobbalza dal perenne sonno in cui versa solo quando sente la parola sanità. Come mai tanto interesse per la sanità ed invece completa disattenzione per tutte le altre questioni, pure altrettanto importanti? Così l'assessore provinciale Marcello Feola replica alle critiche del consigliere regionale Cobellis. Emergenza idrogeologica negli Arburni, domani l'audizione della Commissione Ambiente. Sollecita risposta del presidente Colasanto alla richiesta del consigliere regionale Donato Pica di intervento urgente. Sono grato al presidente Colasanto per aver accolto con grande solerzia il mio invito a convocare in audizione i sindaci del comprensorio Alburni e Calore Salernitano, coinvolti dal grave fenomeno di dissesto idrogeologico che sta interessando l'area. Queste le parole di Pica. Caso Consiglio Comunale di Baronissi, Rocco replica alla minoranza, solo una provocazione. Abbiamo applicato quanto previsto dalla normativa del regolamento consiliare e dello statuto comunale, e cioè che, in primis, il Consiglio Comunale è un organo non richiamabile a qualsivoglia argomento di discussione e che, in secondo luogo, la richiesta di convocazione del legale del Comune in assise pubblica contrasta con le più elementari regole deontologiche di segretezza e rispetto dell'incarico. Non c'era nulla da negare alla minoranza. Così il presidente del Consiglio, Gennaro Rocco, all'indomani dell'attacco della minoranza consiliare, avanzato con la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ad hoc per discutere del procedimento penale che vede il Comune di Baronissi parte civile dal 2005. Pugliano, il bando per l'assegnazione delle borse di studio 2009-2010. Il Comune di Montecorvino Pugliano, assessorato alla pubblica istruzione, ha comunicato l'apertura del bando per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2009-2010, a sostegno della spesa sostenuta per l'istruzione dalle famiglie degli studenti, anche se residenti in altri comuni. Possono accedere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore appartenente alle famiglie la cui situazione reddituale per l'anno 2008 non sia superiore alla soglia economica di 10.633 euro corrispondente all'ISEE. Politiche sociali, presentazione della convenzione tra Associazione San Francesco e Fondazione Banco Alimentare. Domani alle 11 presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino si terrà la conferenza stampa di presentazione della convenzione tra l'Associazione San Francesco Onlus, che gestisce la mensa dei poveri di Salerno, e la Fondazione Banco Alimentare per la fornitura di derrate alimentari. L'iniziativa è stata promossa dall'assessore provinciale alle politiche sociali e sanitarie Sebastiano Dierna. Mercoledì l'ufficio diocesano terrà un convegno sulle comunicazioni sociali. Alle 16:30 presso il Salone Genovese della Camera di Commercio di Salerno si terrà il convegno regionale sulle comunicazioni sociali dal titolo Dal tubo catodico al tube fai da te, organizzato dall'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali in collaborazione con l'ufficio regionale. C-Plast corsara in casa della capolista La Spezia. Con un gran finale di partita, la C-Plast Battipaglia si è imposta sul parquet della capolista La Spezia, conquistando una vittoria preziosa e di grande importanza per il morale. 48-46 il finale in favore del quintetto del duo Cavallo Cavaliere. Decisiva Innocenti che ha realizzato il canestro del sorpasso a 16 punti totali. Carpedil, blitz in Sicilia, ha battuto il Capo d'Orlando. La Carpedil Battipaglia torna alla vittoria, battendo in trasferta Capo d'Orlando, con il risultato di 59 a 51. Fare il risultato su un campo difficile come il Palafantozzi di Capo d'Orlando è sempre un'impresa, ma visto che siamo la capolista del girone, abbiamo il dovere di portare a casa la vittoria a tutti i costi. La squadra non è ancora una macchina perfetta, ma stiamo lavorando affinché lo diventi. Questo è il commento del presidente Angela Somma. Pontecagnano femminile sbanca a Napoli.
La squadra di Saggese, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale, è riuscita ad avere la meglio sulle partenopee. Le picentine, colpite a freddo da una rete di Castaldo, hanno riordinato le idee nell'arco del primo tempo e hanno travolto le avversarie fissando il risultato sul 5-1. Tra le note liete, l'esordio del portiere Martina Durante. Le nerazzurre domenica prossima ospiteranno il Castel San Giorgio. I sopravvissuti del Titanic, protagonisti del prossimo appuntamento al Capri Jazz. I sopravvissuti del Titanic, questo è il nome della piccola band che mercoledì sarà ospite della rassegna musicale del Capri Jazz. La compagine, che proporrà un repertorio di Dixieland, è composta da Amleto Livi al violino, Peppe Pletano al clarinetto, Vincenzo Barbato alla chitarra e al banjo e Tommaso Scannapieco al contrabbasso. Per approfondimenti e per le altre notizie, consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.